stato selezionato lo spagnolo Jesús Cisneros Laguna, che si è distinto per l'interpretazione originale del tema, l'altissima qualità tecnica delle sue opere, la poesia che traspare dalle sue illustrazioni, la composizione grafica, il gusto artistico decisamente nuovo. Tocca a Caterina Arcaro, comproprietaria di Kit e Passepartout Edizioni, proclamare il vincitore del primo premio speciale della rassegna I colori del sacro, allestita al Museo Diocesano di Padova. Il premio era stato annunciato già all'inaugurazione della sesta rassegna internazionale di illustrazione lo scorso 20 gennaio. Un premio originale perché offrirà la possibilità all'artista prescelto di illustrare un testo dello scrittore Alfredo Stoppa, che sarà pubblicato entro la primavera del 2013 da Kit e Passepartout Edizioni. Uno degli obiettivi della rassegna, fin dall'inizio, era quello di incentivare la produzione libraria e dettando anche un gusto nuovo nell'illustrazione, abbinato a un testo che corrispondesse sempre di più alle finalità della stessa rassegna. E quindi abbiamo commissionato a uno scrittore, Alfredo Stoppa, di scrivere, di comporre un testo. E sulla base di questa composizione, ora assegnando all'illustratore il compito arduo di poterlo illustrare, avviamo così una nuova stagione, quella del premio speciale I colori del sacro. La collaborazione con la casa editrice prevede che il Museo Diocesano corrisponda all'artista un premio in denaro, mentre la casa editrice provvederà al contratto di pubblicazione. Jesús Cisneros Laguna nasce a Saragozza nel 1969, dove vive tuttora. Illustratore e grafico, studia alla scuola d'arte della città natale. Tra gli 87 illustratori della rassegna 2012 sul tema dell'aria è presente con due opere, Il sogno e il volo, scelto per i manifesti e la copertina del catalogo. Ha vinto il secondo premio del sesto Caramen de Album Illustrado della città di Alicante, nel 2007 il premio Lazzariglio di illustrazione e nel 2008 è stato selezionato alla Fiera del Libro di Bologna. L'illustratore spagnolo ha pubblicato diversi libri nel suo paese e nel mercato editoriale italiano è presente con un recentissimo titolo edito da Logos Edizioni. Usa il colore prima su un supporto neutro, poi lo ridefinisce con la tecnica digitale, quindi assolutamente un linguaggio che sta sempre più prendendo piede. E evoca uno spazio che effettivamente non è delimitato da linee di contorno, da un paesaggio. Il paesaggio è soltanto suggerito da pochi elementi naturali. Nella sua originale formulazione editoriale, il premio rappresenta un ulteriore tassello di crescita e rilievo per la mostra aperta fino al 3 giugno e che nel corso degli anni si è guadagnata stima e riconoscimento da parte di esperti e pubblico.